Ok, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, io sono Angelo Faris, qui è sempre Studio Life e oggi facciamo qualcosa che può essere interessante per tutti quanti. Mixiamo un piano digitale. Quanti in Home Studio hanno la possibilità di avere... scusate la voce un po' da trans, ma non sto tanto bene ancora. Quanti in un Home Studio hanno la possibilità di avere un pianoforte vero? Praticamente nessuno, a meno che qualcuno non ha un piano del nonno vecchio lasciato lì da chissà quanti decenni o secoli. Spesso ci troviamo ad avere pianoforti digitali e gli strumenti digitali si portano dietro tutta una serie di problematiche. Oggi le andiamo ad analizzare. Quello che mi è arrivato è stato questo. Vi alzo un attimo. Così faccio spazio per la voce. Allora, come potete vedere, questo suono si porta dietro un po' di problematiche. Prima di tutto, fa fatica ad arrivare agli 8000 Hz. Quindi vuol dire che non ha altissime frequenze, quindi è stato abbastanza difficile renderlo brillante. E dopodiché, ok, le fondamentali intorno alle 200, ma sotto le 200 non c'è niente, quindi... sì, ogni tanto qualche botta a 125, ma non tantissima roba. Quindi c'è uno spettro molto chiuso. Dopodiché c'è il suo pedale, ma non ha stanza. Cioè c'è questo riverbero, ma i suoni sono estremamente dry, nonostante il sustain del pianoforte. E si sente che è elettronico perché è privo di ogni forma di saturazione. Quindi... vediamo che cosa ho fatto. Adesso ricostruiamo la sessione insieme e vi faccio vedere cosa ho fatto. Allora, ho fatto un po' di deliri. La prima cosa che ho fatto è stato simulare un'entrata microfonica. Quindi ho richiamato un Safira e gli ho messo un piano, quindi che comunque mi desse abbastanza warm all'interno, come se fosse un preamplificatore molto caldo. Dopodiché gli ho boostato le armoniche dispari per cercare comunque di dargli un suono un po' più saturo, un po' più interessante, quasi un po' non dissonante, però un po' più cattivo, ecco, e per renderlo appunto più interessante. Non so se da YouTube renderà, però c'è un po' più di definizione di suono, ecco. E con questi strumenti elettronici, dove manca appunto lo stage di preamplificazione, andarla a ricreare in post è abbastanza importante. Prima di tutta la catena di effetti, non sarebbe male dare una simulazione di preamplificatore. Aiuta, tanto. Rende proprio il suono più realistico. Poi ci ho messo un Pro Q2, appena giusto per andare a dare una sbrillantata. Questo devo averlo fatto molto di pancia. Avrò sentito che mi mancavano e sono andato lì a dare 3 dB. Che frequenza di taglio l'ho messo? 13.000. Quindi cercavo proprio la brillantezza. Reax Comp. Mi mancavano le basse e sono andato a richiamarmele con un Reax Comp. Come vedete, sono andato a richiamarmi mano a mano sempre di più quello che mi mancava. E lo spettro già inizia poco poco ad allargarsi. Poco, però si inizia a sentire una differenza. Poi la richiesta del cliente era un suono abbastanza dolce, con poca definizione nell'attacco, perché mi aveva mandato delle reference di pezzi abbastanza su nuvolette e voleva che io facessi qualcosa di dolce, che dove non ci fosse molta percussione. Quindi all'inizio avevo messo un transient control tutto all'incontrario, che invece dava molta definizione dell'attacco di suoni. Invece poi ne ho aggiunto uno che va a togliere definizione sull'attacco. E poi ci ho messo un saturation per andare a cercare ancora un po' di quella saturazione che manca all'interno di un sistema tutto digitale, dove non c'è uno stage di preamplificazione, dove non c'è un microfono che satura, e bisogna andarla a ricreare.
Andiamo a vedere le mandate. Prima di tutto sono andato a cercarmi una stanza, quindi ho fatto un delay molto corto, ok? 50 millisecondi, quant'è? E i riflessi del pavimento, i riflessi delle pareti più vicine, quindi proprio qualcosa di molto vicino. Ping pong, stereo. Ok, ecco. Questo lavoro qua, aspetta, ve lo alzo. E questo lavoro qua. Seguito da un Re IQ, dove evito di ingolfarmi le basse. Non voglio niente sotto i 300 Hz. Non voglio niente sotto i 300 Hz, quindi evito anche di far centrare non qui almeno, evito di far centrare il delay. Un riverbero. Allora, cosa ho fatto con il riverbero? Un riverbero di room fatto con un reverb semplicissimo. Un secondo, quindi proprio una cosa poco più che uno studio, una sala da concerto. Passa abbassato e passa altato, ok? In modo da non ingolfarmi le basse e non andare a perdere molta definizione all'interno della melodia e non andare a cambiare la curva di equalizzazione naturale del pianoforte. Stereo. Sentire qua. È molto più interessante. Il mix. Poi ho iniziato a mettere, dopo aver ricreato appunto la stanza, ho iniziato a ricreare ancora un po' di quella saturazione che mi ero perso. Quindi ho messo un vintage exciter. Ok, ho messo un vintage exciter completamente blastato. Completamente blastato. E in modo che andasse proprio a darmi quel colore che cerco. Come sentite, satura. È appunto un exciter. Evito di farmi fare casino nelle sub. E anche questo l'ho reso stereo. Ovviamente sempre un occhio al pad. Non ho troppa roba in controfase, mi va bene. Come vedete, sono salito a buoni 6.000-7.000 Hz, quindi ho recuperato brillantezza. E nelle parti più basse del pezzo, le mie fondamentali sono salite, sono scese. Quindi, nice, buon lavoro. Poi un 560. Cosa ho fatto con il 560? Sono andato a recuperare brillantezza nelle basse basse. Non l'ho fatto sulle medio basse per evitare di ingolfare il mix, perché sennò sarebbe rimasto molto pesante. E poi dalle 1000 in su, piano piano, sempre di più ad andare a dare saturazione. Ok? Qui quello che mi interessava non era tanto poi uno stage di gracchiata, no? La saturazione da tape. Più che altro darmi qualcosa che è blendato. Infatti, dovrebbe essere abbastanza basso questo canale. Sì, è abbastanza basso. Qualcosa che blendato mi andasse a dare un po' di supporto a portare fuori poi il segnale originale da tutta la stanza che sono andato a creare. E poi un semplice hard bass, anche questo leggermente stereofonizzato. Ho messo tanto stereo, non è proprio raccomandabile, però cazzo se ne fregava, suonava bene. Questo, come vedete, non lavora ovunque, lavora abbastanza poco, però mi aiuta proprio nei momenti in cui dà le botte sotto per aiutare a dare un po' di definizione agli accordi nelle ultime 2-3 ottave del pianoforte, è quello che cercavo, perché tendevano un po' a confondersi, perché quella acusticamente è proprio una zona dove
i semitoni a livello di frequenza sono tutti vicini e il nostro orecchio non è particolarmente sensibile. Questa è la chicca di fine video. Il nostro orecchio non è particolarmente sensibile perché mentre nelle alte frequenze tra una nota e l'altra c'è una grande divergenza in hertz, man mano che si scende questa divergenza va sempre più a stringersi, quindi il nostro orecchio perde sensibilità, tendiamo molto di più a confondere le note lì sotto. Quindi avere un Airbus che comunque lavora solo giù è abbastanza passo abbassato, e avere un Airbus che mi aiuta un po' di definizione lì, che mi dà quel transiente in più, che mi dà quella fondamentale accentuata, mi aiuta a capire bene che accordo sta dicendo e mi aiuta a far passare appunto il messaggio che il pezzo voleva mandarmi. E poi ho fatto un master. Ah sì, ecco. Tutto questo delirio di mandate, di stanze, di saturazioni, poi l'ho fatto passare in un submaster, chiamiamolo così, in una cartella, in un parent child, dove nel parent ci ho messo un SSL channel, e dove sono andato a dare proprio qualche ritocchino. Ho passaltato a 20 Hz, ho dato una bustatina a 16, una bustatina a 4,5, proprio dei ritocchi veramente, veramente, veramente ignorabili, una leggera compressione, ma niente di che. Semplicemente perché mi piace come suona l'SSL. E ho cercato con un passalto risonante. E ho cercato con un passalto risonante la fondamentale. Più o meno. Ho cercato un po' di punch a 100 Hz. Beh, non suona male. Pensando a come suonava prima. Ora la differenza si sente, vero? Prima sembrava che suonava bene. Sentite le gravi come salgono. Tutti quegli arpeggi fatti sotto sono importanti, cazzo, non possiamo lasciarli lì. C'è una maggiore definizione della melodia. Eccola qua la melodia, con tutte le sue armoniche. Se è stata fatta in alto la melodia, c'era un motivo, no? Se no la facevano nell'ottava centrale, quindi bisogna tirarle fuori quelle armoniche. E niente, la consegna in realtà era molto veloce perché ho avuto circa 12 ore per farlo, perché poi dovevo uscire il video. Vi lascio in descrizione l'Instagram di Mauro, che è il ragazzo con cui ho collaborato per fare questo mix. Niente, questa qui era il mio modo di mixare un pianoforte digitale, o comunque una tecnica applicabile agli strumenti virtuali, quindi ricerca di un'equalizzazione più bilanciata, ricostruzione di una stanza verosimile e saturazione. Vedrete questo video dopo quello dei riverberi. Sì, sono abbastanza in fissa con lo spazio, sono abbastanza in fissa nel far suonare le cose in ambienti verosimili. È una cosa che mi cura molto, a cui tengo tantissimo e per me è veramente fondamentale. C'è un L2 buttato su giusto per dare un po' di volume per non andare in mastering troppo bassi. Perché io tendo a mixare molto basso. Ah, beh, prova del mono. Un mix non è un mix se non funziona in mono. Ovviamente perdo tanto sullo stereo, ma ci sono le basse, c'è la melodia, c'è tutto. E non perdo niente neanche a volume basso. Quindi nice. Ok, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Ci vedremo, penso comunque in settimana con almeno un altro video. E bella. Iscriviti al canale, ti lascio Instagram in descrizione, ti lascio tutto quello che ti serve sapere, tutti i link di cui hai bisogno. E ricordati che tutte queste cose le riposto anche su Instagram adesso, quindi vatti a seguire Studio Life su Instagram. E ci vediamo con un prossimo video. Ciao!